Mi dica. Niente, il Borghetto era praticamente il centro storico di Palazzo all'epoca, perché tutta la comunità era praticamente rinchiusa in quel borgo, piccolo borgo, è un paese a parte praticamente il Borghetto. Sì, il Borghetto. Era comune. Ah sì, una volta era comune. Prima del fascismo era comune, dopo Mussolini ha portato i comuni come vogliono fare adesso. Infatti io ho un documento del 1861 in cui Vittorio Emanuele II dichiara che Palazzolo Milanese, Palazzolo poteva usare l'epiteto di milanese visto che chiedevano questa denominazione